Tra i Rospi e Serpenti è un brano che potrebbe essere definito fantasy, non con grandissimo spessore. Invece ne sono molto felice perché questo è un modo di scrivere che adoro. Collocare una storia in un mondo fittizio, con palesi elementi fantasiosi e irreali, ti permette di essere universale e di arrivare a quante più persone possibile. Calando questa cosa in una situazione reale, corro il rischio di precludermi buonissima parte del potenziale pubblico perché molte persone tendono a mettere le mani avanti, collocandosi in un contesto storico, politico. Chi si è formato con una determinata idea, culturale, religiosa, politica, tende quasi a non ascoltarti perché si è già fatto la sua idea. Parlando invece di un qualcosa che apparentemente è fittizio, diciamo che non scontenti nessuno, però il messaggio arriva. Si posano sopra il mio braccio, grappa la cornacchia, gra 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 gracchia, gra 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 gracchia, e scaccia. Il brano parla del senso di impotenza, l'immobilità che attanaglia molti di noi nella vita. Spesso vogliamo dire, ma qualcosa ci trattiene, e passata l'occasione ci rimane solo il rimpianto di non aver almeno tentato. Ringrazio Stefano, l'ospite del brano, che ha recitato diverse linee di chitarra e ha contribuito a impreziosire non di poco il tessuto che tiene un po' insieme questo brano. L'ombra dei miei panni.